Ho frequentato questo posto già negli anni 80 fino agli anni 90, perché il Modo Nuovo esiste già da prima che si chiamasse Modo Nuovo. In quanto la mia infanzia legata a questa zona di Fasano, Savelletri, è legata un po' alle nostre vacanze, al nostro divertimento, al muretto di Savelletri dove ci incontravamo con gli amici. Modo Nuovo, prima di essere una grande discoteca, era un campetto sportivo. Il proprietario, il vecchio proprietario di questo spazio qui, che veniva detto andiamo a Maciola, che è poi il nome della contrada, contrada Maciola, pensò a un certo punto, visto che anche i suoi figli erano giovani, avevano la mia stessa età, pensò di buttare una gettata di cemento per farci ballare. Quindi qualcuno metteva la musica e si iniziò diciamo che questi sono gli albori di quello che è il Modo Nuovo, le origini del Modo Nuovo. Mi è venuta voglia di saltare. In quegli anni il Modo Nuovo significava libertà, divertimento, un luogo di ritrovo dove tutti quanti veramente riuscivamo a goderci quell'età meravigliosa. Le modalità di gestione del divertimento erano tante. Si cercava di incentivare innanzitutto l'entrata delle ragazze, delle donne, per cercare di avere un pubblico, no? Misto, donne e uomini. Per cui era la coppia che veniva richiesta e ci organizzavamo prima tutti quanti e si formavano le coppie per entrare e avere l'ingresso gratuito, perché la donna aveva l'ingresso gratuito e dunque avevamo un pubblico misto molto, molto vivace e interessante. Allora, le serate di maggior successo che ricordo e non dimenticherò mai più erano le serate del 15 agosto, il giorno del mio compleanno, perché era un appuntamento desiderato, atteso durante tutto l'inverno, perché il 15 agosto è per eccellenza la giornata di gran festa. E dunque ci organizzavamo, in tutti i locali c'erano le serate, il Modo Nuovo, ricordo tantissimo alcuni 15 d'agosto pieni di schiuma, di colore e di festa e di gioia. Come tutti quelli della mia generazione ho frequentato il Modo Nuovo fin dall'inizio, negli anni 90. Ci sono andato anche perché era una novità in quegli anni, quindi per noi giovani di quei tempi era un punto di riferimento estivo. Poi verso il 94, nell'estate del 94, ho avuto una breve collaborazione in veste di PR. Ho visto un sacco di concerti tipo Biagio Antonacci, Rene Grandi, Samuele Bersani, mi ricordo, i Neri per Caso, poi tanti ospiti e cantanti dell'epoca che andavano per la maggiore, soprattutto con i brani disco di quel periodo. Io ho avuto anche una collaborazione, artistica con il Modo Nuovo, nel senso che mi sono occupato di un allestimento scenografico, cioè ho realizzato una serie di murales in un periodo successivo alla prima fase di gestione del Modo Nuovo, quando c'era un mio amico che lo gestiva e quindi lui mi chiamò per avere un po' di idee, quindi realizzare una serie di murales che segnavano anche l'inizio di una nuova gestione di quella struttura. Mi chiamo Antonio Scianaro e ho gestito il Modo Nuovo dal 1997 al 2001. Il Modo Nuovo in quegli anni significava tanto divertimento, uno spazio molto molto grande, capace di ospitare migliaia di ragazzi. Negli anni 90 ci si divertiva, e anche tanto, si entrava in discoteca intorno a mezzanotte per uscire intorno alle 5 del mattino. Vi erano varie serate,
Solitamente una volta che si entrava in discoteca si cominciava a ballare, a un certo punto intorno all'1.30 al massimo le 2 si esibiva un ospite a seconda della serata, che poteva essere un DJ, poteva essere un animatore, alcune serate erano a tema, ospitavamo degli artisti di strada, dei giocolieri e in qualche occasione abbiamo anche mostrato ai nostri clienti dei fuochi d'artificio. L'animazione era sia maschile che femminile, e avevano solitamente costumi molto molto ricercati e per il resto una volta finita poi l'esibizione si ritornava a ballare degli artisti. Le serate di maggior successo sono state sicuramente quelle dove c'era lo schiuma party, e tutta la pista da ballo era sommersa di schiuma e la gente veniva ricoperta quasi fino alla testa di schiuma e si ballava. Poi serate con artisti del calibro di Gemelli Diversi oppure Alexia, piuttosto che DJ nazionali ed internazionali. Sono Matteo Gentile e per lavoro organizzo eventi e faccio il vocalist. Innanzitutto, quali sono le discoteche e dove si trovano le discoteche che frequento di più? Si trovano per la maggior parte a Fasano, perché sono quelle che gestisco direttamente, quindi facendo riferimento a Timos e Gerbera, si serva di Fasano e Fasano. E ci siamo spostati anche molto sul Capitolo, quindi discoteche come il Villa, come il Torre Caffè, e anche sullo Stunese, quindi discoteche come il Chios. Le serate a tema ci sono, erano molto in voga negli anni 70 soprattutto, faccio riferimento in primis alla festa anni 70, 80, 90 che è stata di tendenza qui a Fasano per molto tempo, però diciamo che con l'andare degli anni tutto quello che girava intorno alle feste a tema è pian piano sparito, comunque è passato in un certo senso di moda, in quanto anche oggi i ragazzi si sentono abbastanza imbarazzati a vestirsi o comunque a sentirsi parte di un tema. La discoteca negli anni 90 ha vissuto la sua piena vita. Diciamo che tutto è partito da quelle che sono le basi della discoteca, quindi musica e persone. Quindi fondamentalmente rimarrà sempre quella. Si può giostrare molto su quello che c'è intorno, quindi sull'atmosfera. Devo giocare su tutti quelli che sono gli aspetti legati all'esperienza e di conseguenza legati ai sensi. Mi chiamo Nicole, ho 20 anni. E la discoteca che mi piace frequentare d'estate è il White Beach, che si trova a Torre Carne. Invece la discoteca che mi piace frequentare d'inverno è Masseria del Turco, anche se comunque preferisco andarci d'estate. E la musica che mi piace ascoltare quando sono in discoteca è musica commerciale, anche se mi adeguo a tutto, quindi è tutta bella, quindi va bene tutta. Sicuramente mi sono un po' emozionata, perché comunque vengono fuori tutti i tuoi ricordi della tua giovinezza, nemmeno adolescenza, giovinezza, in cui ti sei divertita, in cui avevi la possibilità di stare con i tuoi amici. Era tutto molto molto bello, molto divertente. Entrare qui oggi è stato un po' sconvolgente, questo sì, fa un po' male, anche perché comunque rientrare in un posto che ha rappresentato un momento di gioia, di divertimento, vederlo così fa un po' impressione. Eppure è sempre bello comunque, sempre molto colorato.